Comitato No Grandi Navi di Venezia! Volevamo fare gli onori di casa a tutte le compagne e i compagni che sono venuti qui alle zattere per protestare contro il G20 dei potenti che si sta tenendo nella zona rossa, blindati all'interno dell'arsenale di Venezia. Eravamo qui un mese fa, in questa riva, a protestare per la ripresa del crocierismo a Venezia dopo la pandemia. L'industria del gigantismo crocieristico è la metafora di questo modello di sviluppo malato. Questo modello di sviluppo basato sulla crescita infinita. Navi sempre più grandi, navi sempre più impattanti, che con il loro dislocamento stanno distruggendo la laguna. Grandi navi da crociera sempre più grandi, perché ci stanno più turisti dentro e quindi in una logica di economia di scala le tariffe e i biglietti sono a prezzi irrisori. Questo modello di sviluppo non va bene, ce lo sta dimostrando il pianeta. Non può esserci una crescita all'infinito. Una crescita poi no del benessere, del welfare, del reddito per tutti i lavoratori, lavoratrici, cittadini, ma la crescita dei profitti per le multinazionali. Oggi all'interno del G20 ce la stanno spacciando tra l'altro come un tentativo di imporre un minimo di giustizia rispetto alle multinazionali, soprattutto quelle del Big Tech. Stanno discutendo e ce la stanno menando sul fatto che introdurranno una tassa minima del 15% per le multinazionali. State attenti che è un imbroglio, perché si tratta di uno sconto sui nostri redditi, sui nostri salari, per chi ce li ha, perché molti non ce li hanno. La tassazione è come minimo del 30%, e alle multinazionali, ai big, Google, Amazon, eccetera, che non hanno mai pagato le tasse finora, vorrebbero addirittura fare lo sconto del 15%. Il G20 rappresenta gli interessi finanziari dell'economia mondiale che sta portando al collasso il pianeta. Siamo a Venezia, la città che più di altre sta mostrando il disastro che sta combinando i cambiamenti climatici. Abbiamo avuto l'acqua alta 2.0 il 19 novembre del 2012, con un'alta marea eccezionale di 1,87 m sul livello medio del mare. Questo sta a dimostrare che nel prossimo futuro la vita a Venezia sarà impossibile se non si riuscirà a tornare indietro sui consumi di CO2 e con un modello di sviluppo diverso. Non sarà certo le grandi opere inutili e dannose come il Mose, che sta lì sul fondo delle bocche di porto a corrodersi e a essere in realtà un grande imbroglio che non funzionerà mai. Salute a tutti e buona manifestazione contro il G20 dei potenti. Dobbiamo ricomporci delle lotte, i diversi strati sociali che stanno pagando la crisi pandemica e sindemica che stiamo vivendo con la pandemia.